Ciao ragazzi, sono Hazel e questo è un nuovo video di Bad Company 2. No ragazzi, questo non è un video di Bad Company 2, ma anzi di Portal 2, un titolo sviluppato dalla Valve del 2011, credo. Pubblicato in Europa e negli Stati Uniti, prima negli Stati Uniti il 19 aprile e invece in Europa il 21 aprile dello stesso anno, con il download digitale già disponibile da 19 aprile. Questo è un titolo Valve, un titolo sviluppato per principalmente anche un single player, ma ammettendo anche un componente multiplayer ben fatta. Però ragazzi, la domanda che mi sto ponendo giocando a questo titolo, che l'ho comprato pochi giorni fa oramai, per quale, e dico per quale motivo, oramai l'industria videoludica non è più così, non è più divertente, non è più che ti devi scervellare su un titolo, non è più un pensiero di dove andare avanti, come cercare di riuscire a controbattere un certo boss. Invece no, oramai l'industria videoludica è multiplayer, multiplayer e ancora multiplayer. Dove sono finiti quei titoli come ad esempio Super Mario, Crash, Jak and Dexter, anche Sly Racon, che erano titoli single player che si amava la follia, che ci lasciavano incollati alla sedia per giocare davanti a un televisore o anche su di per terra per giocarci e pensare wow, questo sì che è un bel gioco, wow, questo sì che è ciò che vorrei, che fosse un videogioco tutto il tempo che ci sarà in futuro, magari. Ma invece no, ragazzi. Quest'oggi l'industria videoludica ha deciso di fare un passo in avanti su questo, dal single player passare a multiplayer con l'intro di internet. E di qui avrei delle cattive considerazioni da esporre, ad esempio come titoli come Titanfall, il quale non ammetterà più una componente single player. Per quale motivo? Bene, perché secondo gli sviluppatori nessuno gioca più a single player, ma non è vero. Perché diavolo fate una cosa del genere? Perché? Perché non volete più omaggiare titoli come Pac-Man o che ne so, Elder Scrolls, che hanno fatto sul single player la loro vita? E anche la stessa Bethesda, che ha fatto Elder Scrolls, ha deciso di cambiare ordine, di andare da un genere che era single player, è prettamente single player come era Skyrim, a un genere multiplayer dove il cambiare è repentino, dove il pensiero di ogni giocatore cambia ogni singolo secondo. Perché cambiare tutto questo? Perché rendere un titolo tra parentesi più longevo, quando già titoli come ad esempio questi già citati sono talmente belli da essere rigiocati anche migliaia di volte? Non ne ho idea ragazzi, però oramai è così l'industria videoludica, con gli FPS da una parte che escono uno dopo l'altro, e dico uno dopo l'altro. E non voglio fare brutte considerazioni, ma non voglio neanche inimicarmi diverse compagnie di utenti, però non cito alcun gioco, però dico soltanto che oramai titoli di FPS stanno un po' stancando, e quindi siamo rivolti più a titoli come questo, come Portal 2, che titoli platform dove ci fanno andare avanti, dove ci dobbiamo scervellare, dove cerchiamo di capire per quale motivo non riusciamo ad andare avanti in un livello. È questo che noi vogliamo in un gaming, questo è quello che vogliamo in un gameplay, è questo che vogliamo nella trama. E a proposito della trama, ragazzi, questi ultimi periodi la trama non c'è più, non esiste più, e non capisco per quale motivo e per quale motivo ancora tutta questa generazione sta andando un po', diciamo così, alla cacca. Non proprio alla cacca, però è un brutto termine da dire, però non sta andando decisamente bene. E con questi motorini che passano a fianco a casa mia mentre sto registrando, non vi dico altro. Beh, cosa dirvi ragazzi, che dopo questa mia forte respirazione posso anche dirvi che questi titoli oramai non sono più titoli talmente giocati dalla comunità, perché oramai surclassati da titoli come FPS, ma io sinceramente ragazzi ci giocherei e ci giocherò altri anni e anni e anni e anni, e sapete perché, per quale motivo, e sapete perché amo questi giochi, perché la decisione di giocare a un gioco per 30 volte, 40 volte, è perché il titolo ci è talmente piaciuto, talmente intersecato nella storia, nella trama, come ad esempio che ne so, The Last of Us su PlayStation 3, che ho visto che è un bellissimo titolo a quanto pare. Ma non capisco per quale motivo ormai l'industria videoludica è sbocciata in questo ramo di multiplayer. Non capisco. Io sono Eizer, ragazzi, vi lascio con l'ultima domanda: è qual è il titolo che per voi ha segnato la vostra infanzia videoludica? Lasciatemi un commento magari e mi dite la vostra. Beh, già ho detto il mio nome, vi saluto,
Ciao ragazzi.